Buongiorno a tutti e benvenuti. Ringrazio chi ci sta seguendo live e chi rivedrà il video prossimamente sulla pagina del Laboratorio Reac Ricerche. In questa diretta cercherò di raccontare in sintesi il contributo del Position Paper 203 della collana Ambiente a tema acqua, pubblicato a metà febbraio dal titolo Governance Mezzogiorno alla prova del PNRR. Il tema del riassetto della governance del servizio idrico integrato è un tema che ha un lungo trascorso, ma anche un'importanza cruciale, e per questo l'abbiamo trattato più volte nei position paper del laboratorio Reac Ricerche, seguendo la sua evoluzione nel tempo. Consiste l'organizzazione della governance nell'individuazione da parte delle regioni di ambiti territoriali ottimali su cui gestire il servizio, nell'istituzione degli enti di governo d'ambito, che sono gli enti che organizzano il servizio sul territorio di competenza, declinando la regolazione nazionale a livello locale e che controllano l'operato dei gestori idrici. Consiste anche nell'adesione degli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale agli enti di governo d'ambito e infine nella predisposizione del piano d'ambito da parte dell'ente di governo d'ambito e dell'affidamento del servizio idrico ad un gestore unico. L'obiettivo di questo processo di riordino è il superamento della frammentazione gestionale, l'organizzazione di una catena di comando autorevole e competente e lo sviluppo di gestori industriali in grado di recuperare i ritardi di tanti anni di mancati investimenti, nonché di guadagnare in efficienza e in qualità del servizio. Questo processo di riassetto è stato avviato ormai da più di 25 anni con la legge Galli, a cui è poi seguito un nuovo impulso legislativo col decreto Sblocca Italia nel 2014, che ha cercato di stabilire ruoli e prerogative più chiari e tempistiche cogenti. Tuttavia, a distanza di anni, le inerzie e le inadempienze di alcune pubbliche amministrazioni hanno fatto sì che il processo non si sia ancora concluso su tutto il territorio nazionale, andando ad esacerbare quello che viene chiamato il Water Service Divide tra il centro-nord del paese e il mezzogiorno. Si tratta di una situazione di criticità e di inerzia che ha imposto la necessità di prevedere un nuovo intervento legislativo anche nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e che è stato posto anche come condizionalità per l'accesso ai fondi pubblici europei del PNRR. Quello che abbiamo fatto in questo contributo è stato quindi di analizzare la situazione attuale del riassetto della governance, cercando di mettere in evidenza le questioni critiche ancora aperte e gli sviluppi più recenti, nonché di svolgere un'analisi ragionata delle riforme legate alla governance previste nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La fotografia che è emersa è che il riassetto appunto della governance non si è ancora concluso in diverse aree del paese. Si tratta delle regioni Valle d'Aosta, Campania, Molise, Calabria e Sicilia. In Sicilia, in particolare, negli ATI, nelle province di Palermo, Catania, Messina, Ragusa, Trapani e Siracusa. Si tratta di situazioni diversificate, e che mostrano le maggiori criticità, proprio nelle regioni del Mezzogiorno. In particolare, con riferimento all'operatività degli enti di governo d'ambito, alcuni segnali positivi sono arrivati per la Calabria e per la Sicilia a partire dal 2019, mentre, in Molise l'avvio dell'operatività dell'ente di governo d'ambito si è avuto solo a settembre 2021 con le elezioni dei rappresentanti dell'ente di governo d'ambito. La fotografia scattata a dicembre 2021 mostra quindi ancora 7 ambiti territoriali ottimali in cui gli enti di governo d'ambito non sono pienamente operativi e 10 ambiti territoriali ottimali in cui non era ancora stato affidato il servizio al gestore unico. Problematiche nell'operatività degli enti d'ambito si riscontrano anche in alcuni ATO del nord-ovest del centro del paese, pur con una gravità minore. È importante sottolineare che l'operatività degli enti di governo d'ambito è indispensabile per l'organizzazione e la buona gestione del servizio idrico integrato ed è quindi necessario che i percorsi di institutional building si perfezionino in tempi brevi.
Dall'analisi è anche emersa la tendenza di alcune regioni a riperimetrare gli ambiti territoriali ottimali. Da un lato abbiamo la regione Sicilia, che si sta muovendo verso un atto unico regionale, con una struttura che, alla luce di quanto osservato in altre realtà, come ad esempio la Toscana e l'Emilia-Romagna, potrebbe portare dei benefici in termini di organizzazione, competenze, efficienza operativa e know-how, senza, dall'altra parte, rinunciare alla rappresentanza delle istanze territoriali. Vi sono poi, dall'altro lato, spinte per un ritorno ad una parcellizzazione territoriale al di sotto del perimetro provinciale nelle regioni della Lombardia e della Campania, con la previsione di possibilità di creare ATO con dimensioni inferiori al perimetro provinciale in aperto contrasto con la legislazione nazionale. Le attività di riassetto della governance hanno avuto una accelerazione per quanto riguarda gli adempimenti da effettuare per mettersi in regola. Successivamente alle condizionalità imposte dalla Commissione europea per l'accesso ai finanziamenti del Fondo di sviluppo e di coesione per il ciclo di programmazione 2021-2027 e successivamente dalle condizionalità imposte per l'accesso ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Questo, come si può vedere, ha portato tra il 2020 e l'inizio del 2022 ad una forte accelerazione nell'aggiornamento di diversi piani d'ambito e nella scelta delle forme gestionali del servizio da parte degli auto che mostravano le maggiori criticità. Abbiamo quindi quasi tutti gli enti di governo d'ambito che hanno portato a termine la revisione dei piani d'ambito, ad eccezione del Molise e dell'Ati Messina, mentre per gli affidamenti ai gestori unici si registrano casi differenziati. In alcuni casi si hanno affidamenti provvisori o transitori, in altri costituzioni di società pubbliche in itinere o di aziende speciali e in altre ancora in realtà non si sono ancora manifestati progressi di rilievo, come ad esempio nel territorio di Ragusa e di Trapani. Questi passi avanti sono stati ottenuti anche grazie alla sigla di 8 protocolli di intesa tra il Ministero della Transizione Energetica, le regioni e gli enti di governo d'ambito per un supporto tecnico da parte delle regioni da parte di un soggetto pubblico agli enti di governo d'ambito per portare a termine il percorso del riassetto. Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sono inoltre state previste 2 riforme legate alla governance. La prima è stata conseguita nei tempi previsti. E a fine 2021, tramite il decreto legge cosiddetto Recovery, è stato previsto l'assorbimento delle gestioni in forma autonoma non salvaguardate nelle gestioni uniche d'ambito del servizio idrico da perfezionarsi entro luglio 2022, nonché il riconoscimento del loro affidamento al gestore unico da parte degli enti di governo d'ambito entro settembre 2022. Questo con l'intento di ridurre la frammentazione gestionale creando operatori unici almeno ogni 40.000 abitanti e superando la presenza di gestioni non titolate per legge ad esercire il servizio. La normativa ha inoltre previsto un rafforzamento dei poteri del commissario unico per la depurazione, nonché la sigla dei protocolli di intesa tra Regioni, enti di governo d'ambito e Mite. Già richiamati. La seconda riforma legata alla governance è invece prevista per il terzo trimestre del 2022 e avrà come obiettivo quello di garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati. La prima riforma adottata quindi ha posto un primo tassello, ma rispetto alle misure suggerite a suo tempo da ARERA al Parlamento, si ritiene che rimanga ancora parziale e non sufficiente, in quanto non ha codificato nella legislazione termini perentori per l'affidamento del servizio ai gestori unici e non ha previsto misure di enforcement in caso di inadempienza.
Quindi, se dal lato degli enti di governo d'ambito è stata data una risposta, prevedendo appunto il supporto tecnico tramite i protocolli siglati, dal lato della gestione operativa non sono state previste misure. In particolare non sono state previste gestioni transitorie che possano far ricorso a soggetti dotati di adeguate capacità industriali e finanziarie per garantire l'accesso e l'attuazione degli interventi finanziabili con il PNRR in caso di mancato affidamento del servizio. Questo è un aspetto su cui si ritiene sia necessario un intervento a breve termine. Questo per non minare il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, tra cui figura anche la chiusura del Water Service Divide tra Centro Nord e Mezzogiorno. E anche perché si ritiene che laddove si giunga all'affidamento del servizio nei prossimi mesi o se si è già giunti all'affidamento a gestioni di nuova costituzione, vi sarà la necessità di un supporto da parte di soggetti dotati di adeguate capacità industriali e finanziarie con una struttura organizzativa ed esperienza operativa consolidata nel settore. Si tratterebbe di un supporto transitorio volto ad avere le necessarie capacità organizzative e realizzative per riuscire a scaricare a terra, a realizzare gli investimenti del PNRR nei tempi previsti e che può essere in grado di produrre anche spillover positivi in termini di trasferimento di conoscenze verso le nuove società con finalità di più ampio respiro, che vadano oltre il 2026, formando soggetti in grado di gestire il servizio in modo industriale, in modo efficiente, efficace, così da avvicinare nel tempo gli standard qualitativi del servizio idrico a quelli previsti dalla normativa nazionale ed europea, anche per quei territori che sono rimasti indietro. Per alcuni territori i ritardi accumulati hanno già precluso l'accesso ai fondi aggiuntivi del bando React-EU e alla prima tranche dei finanziamenti del PNRR, e per le seconde tranche di finanziamento che sono previste per il secondo semestre del 2022 è richiesto di giungere all'affidamento del servizio entro l'estate. Per queste realtà la previsione di un affiancamento da parte di soggetti industriali con qualificate esperienze appare a nostro avviso più che mai necessaria. In ultimo, abbiamo ritenuto utile presentare le caratteristiche del bando React-EU dedicato alla buona gestione delle reti idriche del Sud, in cui vengono sostanziate le condizionalità di accesso legate al riassetto della governance e che presenta un metodo di selezione degli interventi e una visione innovativa rispetto ai bandi per l'assegnazione dei fondi pubblici pubblicati in passato. Il bando è destinato alle regioni del Sud e agli enti di governo d'ambito che hanno affidato il servizio a soggetti attuatori credibili, capaci di dare garanzie rispetto agli interventi da fare e impegnati in un percorso di evoluzione industriale. In tal senso, il bando chiede un cambio di mentalità e di approccio nella gestione delle reti e delle perdite, passando dalla mera sostituzione delle condotte a progetti basati sulla digitalizzazione delle reti e sull'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili per una piena conoscenza del funzionamento degli acquedotti. Tali progetti, infatti, devono essere un innesco di processi di sviluppo per garantire la buona gestione e l'efficienza del sistema idrico nel suo complesso. Si tratta di logiche, aspetti tecnici e condizionalità che si ritroveranno anche nel bando per l'assegnazione dei 900 milioni di euro del PNRR relativi alla riduzione delle perdite idriche e alla digitalizzazione delle reti a cui avranno accesso tutte le regioni e che varrà per l'intero paese. Io vi ringrazio per l'attenzione e per approfondimenti vi rimando al position paper liberamente scaricabile previa registrazione gratuita dal sito del laboratorio Rep Ricerche. Inoltre, se avete domande, spunti o osservazioni, potete contattarci anche via mail o tramite i canali social. Vi ringrazio ancora e vi auguro un buon pomeriggio.